Torniamo a parlare di sagre, è un tema spinoso anche alla luce dell'ultima riunione di quella che possiamo chiamare la Commissione Sagre ormai, per anche interpretare il nuovo regolamento e intanto soprattutto i rappresentanti di maggioranza vi hanno accusato, insomma, di essere stati aggrediti alla fine di questa riunione a parole. Che cosa è successo? Sì, in effetti, come mi preme precisare immediatamente, mi scuso per i toni usati all'uscita della Commissione, quindi ci tengo ad assumermi ogni responsabilità delle parole, degli atteggiamenti eccessivi che sono stati utilizzati. E il resto rimane così. Cioè, sui contenuti le divisioni rimangono? Le divisioni restano, la maggioranza ha una linea ben chiara che purtroppo non è quella che condividiamo noi e non ho voglia di fare ulteriore polemica. Quello che mi preoccupa dire, che mi preme dire, è che se le sagre non si fanno, hanno perso tutti. Perdiamo noi in primis, ma perde anche una città intera. Ecco, il motivo del contendere, almeno l'ultimo, è quello della pizza, cioè che cosa vi hanno chiesto dalla maggioranza? È che a noi la pizza ci preme non come incasso economico, non è quello che ci fa fede a noi, ma per noi è fondamentale anche nelle piccole quantità come alternativa per la famiglia, quindi i bimbi, le mamme. Quello che è venuto fuori dalla Commissione è l'impostazione per cui le sagre siano valutate e abbiano la possibilità di proporre un menù composto grosso modo, poi ci possono essere delle eccezioni sagra per sagra, ma nella maggior parte viene data la possibilità di fare due primi e due secondi. Quindi questi due primi e due secondi, senza la possibilità di avere un'integrazione sulla pizza, ci obbligano anche, tra virgolette, a togliere un piatto tipico a favore di una carne alla griglia, per cui abbattuta dico perderemo quella famosa tipicità per cui tanto ci stiamo battagliando ora.